Ciao a tutti, sono Gabino90, oggi consueto appuntamento con il eh, TG Bianco Rosso del sabato, ufficialità delle 9.30 di questa mattina, finalmente dopo un mese eh, ad aspettare l'ufficialità di Davide Mondonico, questa mattina finalmente è arrivata la bella notizia, il giocatore è già a Cascia per eh, iniziare a lavorare con la sua nuova squadra, finalmente è arrivato il... Eh, il pass di questa trattativa durata tanti, tan, tanto tempo un mesetto abbondante eh, vista la burocrazia de, da parte del crotone per chiudere con eh, un, un altro difensore e lasciare andare davide mondonico classe 1997 finalmente arrivata la corte di eh, mister Gianluca Colavitto eh, micciola sta per chiudere anche il colpo, un altro colpo in entrata, la mezzala che arriva dal campionato belga Lorenzo Paolucci, classe 1996, eh, può agire da a un centrocampa 3 come mezzala, può fare anche il centrocampista centrale, quindi lunedì dovrebbe arrivare la firma anche per questo centrocampista. Eh, in chiusura mancherebbe un terzino destro e eh, se vogliono prendere un'altra punta... Non so poi come, come si muoverà in questo ambito il nostro direttore sportivo, lo vedremo nei, nei prossimi giorni. Comunque siamo a buon punto ormai perché la squadra è quasi fatta, veramente. C'è anche un, un possibile scambio con eh, Limolese per il terzino, Cristian Cerretti, classe 2001, e a Limolese andrebbe Bianconi in prestito ovviamente uno scambio vedremo poi dalla settimana prossima cosa succederà eh, sia Corriere Adriatico Fonte che tutto Mercato Web davano l'interesse da parte dell'Ancona per il centrocampista D'Angelo della Reggiana che però ha un contratto fino al 2024 con la squadra Granata è stato smentito tutto sia dalla Reggiana nei giorni scorsi sia dal direttore sportivo Micciola proprio ieri che non, ha detto che non, non interessava l'Ancona eh, la trattativa o andare a bussare alla Reggiana alla porta per chiedere D'Angelo, parte che è un ottimo centrocampista per la categoria. La Reggiana non si priverebbe mai di un giocatore così importante. Eh, detto questo, detto questo, con il mercato siamo, siamo quasi arrivati. Comunque, gli ultimi due colpi. Forse l'attaccante, la, se no va bene così. Comunque siamo veramente messi bene. Eh, parliamo innanzitutto dei gironi e della composizione dei calendari che ha, sono slittati dal. Si dovevano fare martedì 2. Invece tu, in tu, il tutto va, va slittato al 5 di agosto, usciranno i calendari e il 4 usciranno i gironi la composizione dei gironi aspettando la decisione del TAR per i ricorsi di Terma e Campovasso molto probabilmente saranno rifiutati e di, e di conseguenza Fermano e Torres saranno ripescate almeno così si dice eh, così ho letto anche io sinceramente quindi vediamo poi eh, la settimana prossima comunque venerdì escono i calendari e lì vedremo tutto, lì finalmente assaporeremo di nuovo il calcio che conta perché manca veramente poco. Tra tre settimane si parte con la Coppa Italia, che tra l'altro dovrebbero eh, sancire il nostro avversario, comunque stilare il calendario anche della, serie, del, della Coppa Italia di Serie C la prossima settimana, eh, o, o qualche giorno prima o qualche giorno dopo i, eh, aver composto i calendari, i gironi della Serie C. Quindi vediamo come, chi, ci, chi ci capiterà ad affrontare il primo turno di Coppa Italia perché tra tre settimane si scenderà subito in campo. Poi la settimana successiva il 28 parte ufficialmente la stagione 2022-2023. Io per questo video chiudo qua. Poi come sapete tutti, eh, domani c'è l'amichevole. L'amichevole in famiglia contro, eh, contro l'Ancona. Contro la primavera comunque i giovanili d'Ancona. Il primo test, poi dalla settimana prossima partiranno i test con squadre di prima categoria e serie D fino alla fine del ritiro che dovrebbe essere il 13. Se non ricordo male, detto ciò, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento sabato prossimo, sempre con TG Bianco Rosso. Ciao a tutti e forza ancora.